Buongiorno, allora in questo video parliamo di un tema abbastanza interessante che è quello del comportamento emergente. Quando è che parliamo di comportamenti emergenti e talvolta anche di intelligenza emergente? Parliamo di comportamenti emergenti quando abbiamo una collezione di individui, nel disegno che ho qui sono questi pallini, che sono fra di loro interoperanti a livello locale. Che cosa vuol dire? Che possono comunicare semplicemente in caso di prossimità. Ad esempio, questi due potrebbero in qualche modo scambiarsi delle informazioni. E questo scambio di informazioni è uno scambio di informazioni estremamente elementare, molto semplice da comprendere, da descrivere, però nel momento in cui osservo l'insieme di individui, vedo emergere un comportamento che è al di là del comportamento dei singoli individui. L'esempio più classico, di cui poi vedremo un video, è lo stormo di uccelli. Nello stormo di uccelli, ciascun uccello, che rappresenterebbe in questo disegno ciascuno di questi pallini, ciascun uccello interagisce soltanto con gli uccelli che gli stanno a fianco, con delle regole molto semplici. Ma nel complesso lo stormo si comporta come se fosse un'entità a sé stante, quindi sa spostarsi, sa reagire alla presenza di predatori, sa reagire alla presenza di cibo, come se fosse un organismo unico. Allo stesso modo le cellule che compongono il nostro organismo sono formate da proteine. Queste proteine sono messe assieme e cooperano in modo tale che il comportamento che emerge è il comportamento cellulare. Questo è un esempio molto interessante, naturalmente, perché passiamo alla creazione della vita. La cellula è qualcosa che consideriamo essere vivo e questa vita nasce dalla cooperazione di proteine, che invece normalmente non consideriamo come esseri viventi, come invece sono le cellule. Allora, un esempio abbastanza ormai diffuso purtroppo di comportamento emergente ce l'abbiamo con la ragione per la quale siamo qui a fare questa presentazione online e non in presenza. Se noi consideriamo il caso dell'epidemia di Covid-19, possiamo avere due livelli di osservazione. Il primo livello di osservazione è quello del singolo individuo, cioè un singolo individuo può essere affetto dal virus, quindi può infettarsi, essere ammalato e quindi contagiare altri individui e poi auspicabilmente può guarire. Questo livello di osservazione del fenomeno è quello adottato ad esempio dai medici. I medici si occupano di trattare l'infezione che ha colpito un individuo e di aumentare le probabilità di successo della sua guarigione. Poi c'è un altro aspetto che dobbiamo guardare e che è come interagiscono i soggetti vicini, quindi come si trasmette nel nostro caso il virus. Questo è studiato dai virologi e conosciamo quelle che sono le regole di trasmissione, cioè quali sono le modalità che il virus ha per propagarsi e diffondersi. Questo, quindi abbiamo il comportamento del singolo individuo, poi abbiamo come interagiscono i singoli individui e tipicamente questo tipo di interazione è abbastanza semplice. Nel caso del virus sappiamo che la trasmissione avviene tramite i cosiddetti droplet, le goccioline di saliva che noi mettiamo quando parliamo, oppure l'aerosol, forse, non lo sappiamo ancora in realtà, e tutti gli altri modi insomma, di cui sentiamo parlare in televisione molto diffusamente. Allora, il punto chiave è che abbiamo l'individuo, e abbiamo capito il processo che coinvolge l'individuo, abbiamo il meccanismo di interazione tra gli individui, come si trasmette il virus, e a questo punto siamo in grado di spostarci su una scala ancora più ampia, cioè posso osservare la collettività in quanto tale, posso osservare ad esempio la società italiana o la società lombarda in quanto tale. Ecco, quando io faccio questo cambio di scala, cioè passo dal singolo individuo, ne metto insieme moltissimi e osservo invece poi la comunità, osservo un comportamento che è il cosiddetto comportamento emergente, cioè il comportamento dell'epidemia come emerge dall'interazione dei piccoli individui che vanno a costituire la nostra comunità. Quando guardiamo
lo studio dell'epidemia, del comportamento emergente, quindi del fenomeno, ci incontriamo con dei valori che difficilmente sono collegabili a quelli del singolo individuo. Abbiamo sentito parlare del fattore R0, per esempio, no? Che deve stare necessariamente sotto 1. E abbiamo addirittura visto il cancelliere tedesco Angela Merkel che descriveva il fatto che un valore di R0 leggermente inferiore a 1 consentiva alla pandemia di spegnersi nel corso del tempo, ma non appena si superava il valore 1, allora essa continuava ad espandersi. E quindi c'era questo valore soglia che descriveva il fenomeno della diffusione del virus a livello di comunità. Allora, questa è un'osservazione molto importante. Tra l'altro, il fenomeno del passaggio dalle regole di contagio a come si diffonde un'epidemia all'interno di una comunità è qualcosa che ci è abbastanza chiaro. Ci sono stati gli epidemiologi, che sono i ricercatori che si occupano di questo studio, hanno studiato molto bene per molti anni la diffusione delle epidemie, hanno dei modelli che sono molto robusti, quindi che rappresentano la realtà in maniera estremamente vicina e accurata, e sappiamo passare da quelle che sono le interazioni locali al comportamento che ho poi, al comportamento emergente che ho sulla grande comunità. Bene, naturalmente noi ci occuperemo di comportamenti emergenti diversi rispetto a quelli del virus, giusto per contestualizzare la nostra discussione di oggi, però il comportamento emergente diventa qualcosa di estremamente importante nel mondo della natura. Per esempio, il formicaio è in grado di fare delle attività che la singola formica da sola non è in grado di fare, quindi in qualche modo capiremo come è possibile che la comunità sia in grado di fare più rispetto alla somma delle capacità dei singoli. Il mettere insieme delle intelligenze limitate, come quella della singola formica, porta ad un'attività invece molto più sofisticata, che è quella del formicaio. Si potrebbe parlare dell'alveare, si potrebbe parlare di tantissimi esempi che abbiamo in natura di questo tipo di attività. Ma questi comportamenti emergenti ce li abbiamo anche nel caso di situazioni in cui non c'è qualcosa associato alla vita al suo interno. Ad esempio, l'entropia all'interno della fisica può essere spiegato come un comportamento emergente delle particelle, della materia. Oppure possiamo, ma qui veramente entriamo in un passaggio delicato, in un ragionamento delicato che dovremmo lasciare più ai filosofi, io sono un informatico per cui non dovrei addentrarmi, insomma lo accenniamo soltanto, a capire se la vita è effettivamente un comportamento emergente dell'interazione di particelle elementari e quindi per esempio qual è il confine tra la neurologia che studia le trasmissioni dei segnali fra l'altro la trasmissione dei segnali nei nostri centri nervosi e la psicologia. La psicologia è soltanto un comportamento emergente della neurologia o c'è qualcosa di più? Ecco, qui c'è un grande dibattito all'interno della ricerca e noi non ci addentreremo, lo affronteremo proprio in maniera marginale alla fine del nostro discorso, del nostro ragionamento. Invece ci dedicheremo maggiormente a capire le conseguenze tecnologiche e matematiche di questi fenomeni emergenti. Quindi quanto ne sappiamo matematicamente? Riusciamo a descrivere matematicamente per esempio come si comporterà uno stormo di uccelli? Esempio che vediamo sempre, abbiamo la descrizione matematica di questo, riusciamo a descrivere matematicamente questi comportamenti emergenti? Ecco, questa sarà una domanda a cui cercheremo di rispondere. L'altra sarà: quali sono le conseguenze da un punto di vista, ad esempio, tecnologico e informatico dei comportamenti emergenti? Siamo riusciti come genere umano a trarre un insegnamento da parte di queste osservazioni che facciamo del mondo naturale e siamo riusciti a in qualche modo portarci a casa una nuova tecnologia, un nuovo modo di vedere la tecnologia. Ecco, di tutto questo parleremo durante questo incontro. Vediamo adesso dei comportamenti emergenti che si possono osservare in natura tra varie specie animali. Cominceremo col vedere il comportamento emergente di un banco di sardine.
Vedremo come questi animali interagiscono fra di loro e come reagiscono alla presenza, ad esempio, di predatori. Questo meccanismo, questo comportamento emergente del banco sarà quello che massimizza le probabilità di sopravvivenza in presenza di predatori e anche per la ricerca del cibo. Ecco, queste sono delle immagini tratte da un documentario della BBC. Immagino che tutti abbiamo una certa familiarità, sebbene non abbiamo visto, ma insomma sono documentari veramente impressionanti e bellissimi. Vedete come questi pesci nuotano all'unisono nella stessa direzione e come l'informazione si trasmetta in tutto il banco in maniera quasi istantanea nel momento in cui c'è il cambio di direzione da parte di qualcuno dei soggetti. Perché c'è un cambio di direzione? Il cambio di direzione può essere dovuto a vari fattori e quello che stiamo per vedere adesso è la presenza di un predatore che sposta i pesci in modo tale da confondere il predatore e da consentire la sopravvivenza al maggior numero degli individui del banco. Questo è un esempio di comportamento emergente da parte di un gruppo di soggetti in cui le interazioni sono interazioni labili, cioè soltanto tra vicini, ma complessivamente si ha un bellissimo fenomeno. Ecco, questo è un altro esempio, qui abbiamo uno stormo di uccelli, anche questo invece probabilmente abbiamo avuto esperienza diretta, e lo studio dello stormo di uccelli, poi tra l'altro sarà uno degli esempi che andremo ad approfondire tra poco, ha portato a dei risultati molto interessanti, ha portato allo sviluppo di quella che viene chiamata la swarm intelligence. Vedete che anche in questo caso ogni uccello non ha coscienza del branco e non dello stormo, e non c'è un uccello coordinatore che dice a tutti che cosa fare, ma il comportamento emerge dalle interazioni che ci sono tra individui fisicamente vicini. Il terzo e ultimo esempio che andiamo a vedere sarà quella della sincronizzazione delle lucciole. Lasciatemi dire che la sincronizzazione è uno dei problemi più difficili da realizzare in natura, anche nei sistemi informatici, e la sincronizzazione delle lucciole è una delle cose veramente più sorprendenti, comunque tra le più sorprendenti che ci sono in natura. A differenza delle lucciole che conosciamo, la sincronizzazione delle lucciole che vivono nel sud-est asiatico avviene tanto dal punto di vista biologico, come vediamo la prima lucciola, per sembrare un animale più grande, quindi scoraggiare i predatori e anche per agevolare la sessualità della specie. Ecco, vedete come il lampeggio delle lucciole avvenga in maniera sincronizzata. Come possono sincronizzarsi queste lucciole? Di nuovo, non abbiamo un caso di sincronizzazione centralizzata, cioè quella in cui una particolare lucciola scandisce il tempo, ma è una cosa distribuita, cioè le lucciole fra di loro riescono ad organizzarsi. Per farvi un esempio della differenza tra queste due prospettive, potete immaginare quando nel concerto di Capodanno a Vienna viene suonata la marcia di Radetzky e il pubblico batte le mani al ritmo del timpano dell'orchestra. Ecco, in quel caso c'è un elemento sincronizzante che è la musica dell'orchestra e il pubblico che batte le mani sulla sincronia battuta dal timpano. Qui non è questa la situazione. Qui siamo in una platea in silenzio in cui si chiede agli spettatori di applaudire in maniera sincronizzata. Ok? Ecco, è abbastanza curioso scoprire che, se fossi in presenza faremmo questo esperimento, in effetti si riesce a raggiungere sincronia senza che ci sia un leader che impone il ritmo del battito di mani. Ecco, questi sono i comportamenti emergenti che ci interessano. In un articolo del 1987, Reynolds propone un algoritmo chiamato VOICE, VOICE è il modo in cui a New York chiamano gli uccelli, che cerca di spiegare come gli stormi di uccelli si comportano come comportamento emergente dell'interazione dei componenti del gruppo. Essenzialmente, l'idea di Reynolds è che i tre elementi chiave per osservare il comportamento emergente degli stormi sono molto semplici. Il primo comportamento è quello chiamato la separazione.
Nella separazione indichiamo che due uccelli cercano di mantenere una distanza minima tra di loro, quindi non urtarsi durante il volo. Il secondo punto chiave è quello dell'allineamento. Nell'allineamento indichiamo che due uccelli, cioè meglio un uccello, cerca di allinearsi nel volo a quello che stanno facendo i suoi vicini, ok? Quindi di mantenere la direzione dei propri vicini. Il terzo elemento chiave è la cosiddetta coesione. E cosa intendiamo per coesione? Intendiamo che se un uccello, vediamo il comportamento ad esempio di questo uccello qui, okay, che indichiamo con la X, i suoi vicini sono questi pallini neri, okay, tenderà ad assumere una direzione che lo porta verso il baricentro della posizione costruita su della figura costruita sulla posizione dei propri vicini. Quindi se immaginiamo di costruire una figura di questo tipo, l'uccello cercherà di mantenersi verso il centro di questa figura, verso il baricentro di questa figura. Ecco, tutto qui. Questo è quello che cerca di fare un uccello all'interno dello stormo, quindi quello di mantenere una distanza dai propri vicini, numero 2, allineare il proprio volo con quello dei propri vicini, numero 3, cercare di mantenersi in una posizione centrale del baricentro rispetto ai propri vicini. Sarà sufficiente questo per spiegare il comportamento degli stormi di uccelli, le evoluzioni che abbiamo visto nel video precedente? Ecco, come ha potuto Reynolds verificare la propria ipotesi? La verifica è avvenuta tramite una simulazione al calcolatore, simulazione che tra poco noi andremo a vedere, ma l'idea chiave è stata quella di introdurre una simulazione che viene chiamata multiagente, in cui ogni agente di questa simulazione conosce esattamente, cioè devi passare un po' questo gergo informale, quello che conoscerebbe un uccello all'interno dello stormo, e viene programmato per reagire alle nuove situazioni secondo queste tre caratteristiche. Poi l'algoritmo di base di Reynolds è stato esteso in modo tale da introdurre la presenza di un predatore o la presenza di un ostacolo durante il volo, e noi ci limitiamo alla versione base, ma i risultati sono veramente sorprendenti. Vedrete che è incredibile come da queste tre semplici regole si realizzi lo spettacolo che abbiamo visto con gli stormi di uccelli nel video precedente. Bene, adesso vediamo delle simulazioni. In particolare vediamo quali sono i risultati dell'algoritmo Boyce di Reynolds. Allora, il tool che utilizziamo per effettuare la prima simulazione è NetLogo. NetLogo è un tool gratuito che potete tranquillamente utilizzare in internet, non serve che scarichiate nulla, c'è un'interfaccia web che vi consente di utilizzarlo. Per chi di voi vuole divertirsi con questo tipo di modelli può provare, e ce ne sono moltissimi e di diversa natura, dalla biologia alla fisica alla chimica e così via. Il video successivo invece è un video in animazione realizzata da un programmatore hobbista e che ha ottenuto un'animazione di uno stormo di uccelli utilizzando l'algoritmo di Reynolds. Allora, cominciamo con il vedere il primo video. Allora, nel primo video vediamo intanto questi triangolini che rappresentano gli uccelli, che si muovono a partire da una situazione disordinata, cominciano a formare i primi stormi. Ecco, vedete che il comportamento sembra proprio quello che abbiamo visto in natura. Si raggruppano, tendono ad avere una direzione organizzata, i gruppi si incontrano, si fondono e poi ogni tanto gemmano, si separano, ma tendono a mantenere la stessa direzione e a formare quelle figure che abbiamo visto. Ora, questo potrebbe sembrarci un po' innaturale perché in due dimensioni e con dei triangolini che si muovono. Vediamo un'altra animazione. Ecco, guardate il risultato di questa animazione, molto più convincente. Questi uccelli non sono uccelli naturalmente reali, è tutto finto, tutto creato, ma la naturalezza con cui questi si muovono e volano è dovuta alla implementazione di questo algoritmo
semplicissimo che li tiene uniti, tende a mantenere la stessa direzione, ma dà effettivamente una naturalezza nel volo incredibile. Una piccola curiosità, l'algoritmo di Reynolds è stato utilizzato in Batman Returns di Tim Burton per animare il volo dei pipistrelli. C'è una scena in cui i pipistrelli svolazzano su Gotham City in maniera molto impetuosa, e anche per l'animazione dei pinguini, sempre nello stesso film. Inoltre naturalmente viene utilizzato per le animazioni ormai dei volatili che si muovono in stormo in moltissimi casi. Quali sono i problemi che da un punto di vista matematico e scientifico i fenomeni che vi ho fatto vedere con l'esempio del stormo di uccelli presentano ai ricercatori? Intanto lasciatemi dire che non è che stiamo parlando soltanto di un fenomeno casuale come quello dello stormo degli uccelli, ma i formicai si comportano nello stesso modo. Per esempio conosciamo o ipotizziamo di conoscere l'algoritmo che consente alle formiche di un formicaio di mantenere bilanciati i loro ruoli utilizzando i ferormoni. Conosciamo il modo in cui le formiche di un formicaio sono in grado di prendere il cibo dalla sorgente più vicina al formicaio. Sono tutti comportamenti, e su questo forse non ho insistito abbastanza, che preso il singolo individuo del gruppo non è in grado di compiere. Ad esempio, una formica non è in grado di scegliere la sorgente di cibo più vicina al formicaio. Questo naturalmente dal punto di vista della natura è una scelta ottima perché minimizza il consumo dell'energia, ma nel momento in cui invece di una formica ne ho migliaia, allora il comportamento che emerge è quello di un formicaio che è in grado di selezionare la fonte di cibo più vicina e addirittura di raggiungere questa fonte di cibo percorrendo un tragitto in linea retta, che sono comportamenti che noi potremmo definire intelligenti da un certo punto di vista, però emergono da interazioni semplici di individui che non hanno cognizione della collettività e probabilmente nemmeno dello scopo della collettività. Eseguono il loro algoritmo, nel caso dell'algoritmo di Reynolds, ma altri algoritmi negli altri casi, in maniera molto elementare, ma nel compenso la comunità nel complesso raggiunge i suoi obiettivi, che sono quelli ovviamente della sopravvivenza. Bene, allora la domanda che ci si pone da un punto di vista matematico è quella di capire se dal comportamento dell'individuo, comportamento del singolo, siamo in grado di andare a determinare quale sarà il comportamento emergente. Allora, uno potrebbe dirmi, ma abbiamo già visto con l'algoritmo di Reynolds, abbiamo risposto a questa domanda. Non è proprio vero, nel senso che quando noi utilizziamo un simulatore, noi vediamo un esempio di realizzazione di quell'algoritmo, ma noi non sappiamo se e in quale probabilità il comportamento emergente si manifesterà. Quindi il vedere una simulazione come quella che vi ho fatto vedere non ci garantisce di aver compreso perché il comportamento del singolo diventa il comportamento emergente nel momento in cui lo mettiamo assieme a tanti altri individui che eseguono esattamente lo stesso comportamento. È un passo molto importante perché naturalmente ci consente di avere una validazione della ipotesi che facciamo su quali siano i comportamenti del singolo che danno origine ai comportamenti emergenti, però non abbiamo una comprensione profonda. Una comprensione profonda avviene nel momento in cui abbiamo un modello matematico che ci dice, dati il numero di individui, dati il loro comportamento, date le condizioni dell'ambiente, qual è la probabilità di vedere un determinato comportamento emergente. Allora su questo aspetto la risposta è un po' ondivaga, nel senso che per alcuni comportamenti emergenti siamo riusciti ad avere una spiegazione matematica del come si manifestano, per altri invece no. Per esempio, uno dei casi in cui riusciamo a descrivere bene con delle equazioni il comportamento emergente è il caso della sincronizzazione delle lucciole. Pensiamo di aver compreso abbastanza profondamente il perché quel comportamento diventa un comportamento emergente che porta alla sincronizzazione.
Tant'è vero che adesso l'algoritmo, scusate, mi parlo di algoritmo probabilmente per una deformazione informatica, ma insomma, il meccanismo utilizzato dalle lucciole per sincronizzarsi è stato reimplementato per reti fortemente distribuite, reti informatiche naturalmente mi sto riferendo. Poniamoci anche un'altra domanda. Ha senso chiederci, dato un comportamento emergente, qual è il comportamento dei singoli che creano questo comportamento emergente? Anzi, facciamo una domanda a monte. Dato un comportamento emergente desiderato, esiste un comportamento dei singoli che mi può produrre quel comportamento emergente? E se esiste, riesco ad identificarlo? Perché ci è utile questa domanda e questa risposta? Beh, per esempio, per chi si occupa di robotica, la swarm intelligence è una caratteristica estremamente importante. Cosa intendiamo per swarm intelligence? Intendiamo un modo che hanno, tutti questi robot di coordinarsi per raggiungere un determinato scopo. Pensiamo ad esempio, nel caso più semplice, a dei droni che devono monitorare oppure annaffiare o concimare un campo, vogliamo farli decollare e vorremmo che questi droni si auto-organizzassero in modo tale da dedicarsi maggiormente al monitoraggio delle aree più danneggiate o all'irrigazione delle aree più aride, no? Ecco. L'organizzazione non vogliamo che dipenda da un nodo centralizzato, ma vorremmo che avvenisse proprio come è avvenuto per gli stormi di uccelli, cioè scambiando informazioni piccole e semplici tra i droni che si trovano in prossimità. Ecco, se io ho un comportamento emergente desiderato, riesco a determinare se quel comportamento emergente è raggiungibile e soprattutto se è raggiungibile a determinare quale deve essere il comportamento dei singoli che si trovano a dover creare questa comunità. Allora, su questo la ricerca è veramente in alto mare, nel senso è una ricerca molto complicata e al momento quello che noi facciamo è essenzialmente emulare quello che osserviamo in natura. Cioè, quando riusciamo a fare il passaggio opposto, salvo casi molto rari, è perché conosciamo in natura come avvengono queste, come si risponde a queste esigenze e quindi cerchiamo di programmare i nostri singoli individui, i nostri singoli agenti artificiali, per esempio i nostri robot, in modo tale che si comportino come si comporta in natura gli individui naturali e quindi che mimino di nuovo il comportamento emergente. Per capirci, molti algoritmi di ottimizzazione, di risoluzione vengono costruiti sulla base della Swarm Intelligence, per esempio riadattando l'algoritmo di Reynolds per risolvere problemi concreti per le reti informatiche. Allora, quindi sotto il profilo matematico siamo ancora un po' deboli sulla comprensione di questo fenomeno naturale. Un esempio di un'applicazione che abbiamo sviluppato a Ca' Foscari che dipende da questa sincronizzazione e questo comportamento emergente riguarda le reti di sensori. Le reti di sensori sono composte da tanti piccoli sensori con pochissima potenza di calcolo e pochissima capacità trasmissiva che coprono una certa area e ne monitorano, per esempio, le vibrazioni per identificare la possibilità di un terremoto oppure le temperature per monitorare la possibilità di incendio e questi sensori possono essere messi in un'area abitata oppure ad esempio anche in una zona protetta, quindi una foresta o in una qualsiasi posizione. Che cosa succede? Che ogni qualvolta un sensore ha qualcosa da raccontare, per esempio misura una temperatura anomala o misura una vibrazione, informa i propri vicini. Un vicino che raggiunge l'informazione propagherà l'informazione verso gli altri. Che cosa succede? Se immaginate che ad un certo punto in quest'area accade un terremoto, tutti i sensori contemporaneamente si svegliano e cercano di trasmettere la loro informazione, cioè che c'è stata una vibrazione o un terremoto. Cosa succede? Che nel momento in cui tutti provano a trasmettere, non trasmette nessuno, perché le collisioni delle trasmissioni sull'etere fanno sì che
L'informazione rilevante, che è quella dell'identificazione del terremoto, sia ridondante per tutti questi e quindi la trasmissione diventi ostacolata dalle trasmissioni stesse. Ecco, quello che vogliamo è che questi sensori si sincronizzino fra di loro in modo tale da spartirsi le frequenze di comunicazione per poter trasmettere in maniera significativa i dati che hanno rilevato ed evitare ridondanze dei dati. L'algoritmo che abbiamo messo a disposizione, che abbiamo costruito, si basa proprio su questa idea di ascoltare il proprio vicino in maniera non sincronizzata, capire che cosa sta accadendo e decidere, ogni individuo decide individualmente se deve trasmettere un'informazione oppure se può assumere che l'informazione sia stata trasmessa dai propri vicini. Ecco, questa è una realizzazione, un esempio di applicazione di comportamento emergente. Naturalmente abbiamo modellato tramite una simulazione l'algoritmo, che adesso non entro nei dettagli a raccontarvi, ma giusto per darvi un'applicazione di quello che ci siamo raccontati da un punto di vista ingegneristico, abbiamo effettuato una simulazione e abbiamo mostrato che il comportamento emergente è effettivamente quello di una rete che trasmette i dati senza ridondanza in maniera efficace e affidabile. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo incontro. Allora, abbiamo visto che comportamento emergente è una caratteristica delle collettività che dobbiamo metterci ad una giusta scala di osservazione per essere in grado di individuare i comportamenti emergenti, e questi comportamenti appunto sono originati da interazioni di individui che compongono la comunità che sono interazioni locali, quindi prossime, senza avere un centro di controllo che organizza e ordina. Questa è una forte differenza rispetto a quello che di solito siamo abituati a fare come genere umano, che tendiamo ad organizzarci in maniera gerarchica, in cui siete un esercito, in cui c'è una testa che comanda e poi delega alcuni compiti ad un sottoinsieme più piccolo di ufficiali, e poi gli ufficiali sottufficiali e così via, no? Quindi l'ordine segue questa scala gerarchica. E dal centro arriva alla periferia in modo tale da ottenere il comportamento desiderato. Nel caso della natura, o perlomeno di quello che abbiamo studiato oggi nella natura, il comportamento emerge invece da un'interazione tra pari, senza alcuna regola gerarchica. Anche nell'alveare, in cui il comportamento delle api è un comportamento emergente, dove uno potrebbe obiettare, ma sappiamo esserci un'ape regina, ecco, è abbastanza noto che l'ape regina non ha un compito di coordinare le api. Le api si coordinano tramite comportamenti emergenti e comportamenti individuali con comunicazioni semplici tra soggetti che si trovano in prossimità. L'altro esempio che abbiamo visto è il formicaio. E abbiamo anche detto che questa visione del comportamento emergente può essere spinta molto in avanti. Per esempio, la proteina va a comporre la cellula, molte proteine che interagiscono compongono una cellula, e questo comportamento emergente è oltremodo sorprendente, perché la proteina la consideriamo una cosa inanimata, mentre la cellula la consideriamo viva. E quindi il comportamento emergente della cooperazione delle proteine all'interno della cellula dà origine a quello che noi chiamiamo vita. E poi possiamo mettere assieme naturalmente le cellule per sincronizzare le cellule, per farle cooperare e ottenere gli organi o parte degli organi e così via, aumentando la scala. Possiamo dire che la nostra società è composta da tanti individui che fra di loro cooperano. E poi quanto si può espandere questo ragionamento? Ecco, qui bisogna stare molto attenti a non farsi trarre in inganno da facili semplificazioni. Il fatto che, partiamo dal caso più semplice, l'insieme di proteine che coprono diano origine alla cellula non vuol dire che il comportamento della cellula è vicino al comportamento della proteina. Le due cose possono essere molto distanti. E la complessità dovuta al grande numero di proteine che vanno a formare la cellula o al tipo di interazioni che ci sono tra le proteine fa sì che sia assolutamente incomprensibile lo spazio che c'è tra il comportamento del singolo e il comportamento emergente. Per i casi biologici, anche appunto il passaggio dalle proteine alle cellule, non riusciamo nemmeno con lo strumento più rudimentale, cioè con la simulazione,
passare dal comportamento del singolo al comportamento emergente. Noi, è estremamente difficile avere un simulatore di una cellula, quindi del più semplice organismo vivente, che sia completa e basata sulle interazioni delle proteine che la compongono. È estremamente complicato ed esce dalla portata dei nostri calcolatori per la simulazione. Quindi è un po' azzardato dire che il comportamento emergente semplifica e in qualche modo rimuove la parte, diciamo, più umana, più misteriosa della vita. E quindi è anche azzardato dire che, per esempio, la psicologia è un comportamento emergente delle interazioni fra i neuroni. Magari lo è, ma la distanza tra il comportamento dei neuroni e quello che poi osserviamo nel comportamento e nella psicologia delle persone è talmente lontana che lo sia o che non lo sia un comportamento emergente non ci aiuta, non è una strada che ci aiuta per comprendere meglio la natura dell'essere umano. Invece, come esseri umani diamo origine a dei comportamenti emergenti. Per esempio, se pensiamo al social network, il social network è composto da tantissimi utenti. Questi utenti fra di loro interagiscono, per esempio condividiamo delle news, condividiamo dei video, oppure mandiamo dei like, commentiamo i post dei nostri amici e così via. Ecco, questo comportamento dei singoli a questo punto è un'interazione semplice di tanti individui e dà origine ad un comportamento emergente del social network come tale. E questo, lo studio di questi comportamenti emergenti sta diventando estremamente importante, perché sappiamo che tramite questi comportamenti emergenti del social network succedono cose che possono essere spiacevoli. Per esempio, la diffusione di fake news può causare problemi sociali non indifferenti. Tutti ne siamo consapevoli con quello che abbiamo visto nel passato. Bene, ecco, pertanto lo studio adesso dei comportamenti emergenti e delle intelligenze emergenti si sta spostando verso nuovi scenari, quello per esempio dei social network, e attendiamo dei risultati che siano dei risultati interessanti. Per quanto ci riguarda, concludiamo qui. Spero che abbiate trovato interessante questo studio di questa complessità che diventa in qualche modo utile. La complessità di queste comunità si trasforma in un comportamento emergente che è utile per la sopravvivenza delle specie, che è utile certamente per la costruzione della vita, ma che può essere, nel caso del genere umano, ad esempio di social network, può essere anche da monitorare, da osservare con cautela per capire quali sono le controindicazioni.